Il mondo dell'impresa con le sue innovazioni e le sue esigenze di trovare nuovi addetti. Chi incontra il mondo della scuola con gli studenti impegnati a formarsi anche in vista del futuro professionale. È quel che ha realizzato a Monsummano Terme Confindustria Toscana Nord con la giornata dedicata all'orientamento al settore calzaturiero aperta nella biblioteca comunale. Le nostre aspettative sono di uscire dalla scuola e riuscire a trovare un lavoro nell'ambito del settore in cui stiamo studiando, settore che tornerà sempre comodo e che offre un prodotto più dettagliato e più sviluppato e che comunque non smetterà mai di andare avanti. È una grande opportunità soprattutto per loro, ma anche per noi, perché già per esperienze passate, per progetti passati che abbiamo volutamente e fortemente fatto con giovani e giovanissimi proprio della loro età, diciamo che è un terreno molto, molto fertile, perché c'è uno scambio reciproco di idee e di risorse che noi diamo a loro, ma loro danno a noi. Il mercato calzaturiero si è evoluto in questi anni, quindi diciamo fare calzature non è solo nello specifico realizzarle fisicamente, quindi che comunque rimane una delle cose più importanti, perché la manodopera specializzata è sempre richiesta moltissimo, però proprio per quanto riguarda i giovani ci sono anche altri stimoli che possono essere quelli legati alla commercializzazione poi dei prodotti, perché oggi oltre a diciamo i canali canonici, le fiere e quant'altro, ci sono anche tutta la parte del digitale, quindi del web e quindi dei social, e questi sono argomenti che i giovani recepiscono molto facilmente e sono molto preparati sicuramente già di partenza, quindi questo per loro può essere un'opportunità, perché le aziende hanno bisogno anche di persone che si occupino di questi aspetti che sono diventati ormai molto importanti. All'incontro in biblioteca sono seguite visite guidate in importanti imprese del territorio con la giornata dell'orientamento al calzaturiero, che è una delle iniziative realizzate da Confindustria Toscana Nord per la seconda edizione del progetto Di Moda il mio futuro. Un percorso articolato tra laboratori didattici, esperienze in aziende, concorsi per le scuole, che terminerà il 18 maggio 2019 con la scarpata, una camminata ludico-motoria a Monsummano.